Com'è la sessualità nella vostra coppia? Quali sono i punti di forza e quali sono i limiti? Quando si fa questa domanda in consultazione, le persone solitamente in automatico pensano alla sessualità intesa come atto penetrativo, quindi come aspetto meccanico di quella che è la sessualità. In realtà la sessualità è un concetto molto più ampio, che va visto a 360 gradi. Quando parliamo di sessualità, infatti, non parliamo soltanto di penetrazione, parliamo anche di preliminari, parliamo di altre forme di contatto, parliamo di approccio, parliamo di altri scenari e situazioni che non per forza devono essere sessualizzati, cioè non per forza devono arrivare a quello che è poi l'atto sessuale vero e proprio. Si può ritenere sessuale, per esempio, una qualsiasi altro tipo di fantasia che non venga poi realmente messa in pratica con quello che è il raggiungimento dell'orgasmo. Ecco perché è importante in qualche modo ridefinire, rieducare, ridare valore anche a tutte le altre sfaccettature del tema sessualità, che molto spesso non vengono viste a livello di coppia.